Dopo l'ultimo dei molti allarmi di Bill Gates, secondo cui l'Armageddon sarebbe vicino a causa di una nuova variante ancora più trasmissibile e ancora più fatale di Omicron, i più famosi e famigerati esperti italiani si esprimono in merito, consultati dalla DN Kronos Salute. Sentiamo. L'infettivologo Bassetti, famoso per il suo cambio di direzione rispetto alle ultime politiche governative, tende a buttare acqua sul fuoco. Non so che informazioni abbia in mano Bill Gates, ma io personalmente non credo che il peggio debba ancora arrivare in questa pandemia di Covid-19. Mi pare che in qualche modo il mondo abbia reagito con i vaccini e il virus sia meno aggressivo di quanto fosse 2 anni fa. Le forme gravi sono decisamente di meno. Sulla questione invece di avere o meno esperti che lavorino per evitare nuove pandemie, così come auspicato da Bill Gates, Bassetti risponde: mi pare assolutamente ragionevole, anzi noi la nuova pandemia già ce l'abbiamo, senza bisogno di guardare all'evoluzione delle varianti Covid, perché i batteri resistenti agli antibiotici uccideranno 10 milioni di persone all'anno nel mondo del 2050. E veniamo al più allarmistico degli allarmistici italiani, Walter Ricciardi, che si trova perfettamente d'accordo con le parole di Bill Gates. Penso che le preoccupazioni di Bill Gates vadano prese in seria considerazione perché sono basate su fatti obiettivi. La virologa Maria Rita Gismondo, spesso tra le più ragionevoli del gruppo, si è detta in disaccordo con Bill Gates, ma ha anche smentito la tesi di Bassetti sulla riduzione dell'aggressività di Covid grazie ai vaccini. Non sappiamo come SARS-CoV-2 possa evolvere perché le mutazioni sono assolutamente imprevedibili. Tuttavia, secondo la storia delle pandemie, quando un virus evolve in modo da essere molto contagioso e poco aggressivo, in termini di patologia associata, si è nella coda della pandemia. Speriamo che la storia si ripeta anche per il Covid. Sulla frase "potremmo non aver visto il peggio" di Bill Gates, la Gismondo ha risposto: "Stupisce che un'affermazione simile arrivi da Bill Gates perché non ha nessuna autorevolezza sanitaria per farla." In ogni caso, aggiunge, dice qualcosa che ha una sua veridicità di fondo, e cioè che le mutazioni del virus sono appunto imprevedibili. Il virologo Fabrizio Pregliasco, noto per il suo spiccato senso d'ottimismo, spiega che la storia dell'uomo è costellata di disastri e situazioni critiche causate da infezioni batteriche o virali. Tante epidemie l'hanno scandita e determinata da sempre e continueranno a farlo perché non dimentichiamo che i virus e i batteri hanno un ruolo ecologico, evoluzionistico e di selezione naturale. In questo senso, credo che prepararsi a nuove future emergenze sia un giusto richiamo. Ultimo ma non ultimo troviamo Andrea Crisanti. Non si possono misurare queste cose, la valutazione di Bill Gates emerge dal fatto che in questo momento siamo di fronte a un processo evolutivo del virus che in qualche modo è spinto dalla necessità di trovare delle varianti che siano altamente trasmissibili e nello stesso tempo infettino persone vaccinate. Noi però, riflette l'esperto italiano, quello che possiamo delineare sono i contorni di questo processo evolutivo. L'esito non siamo in grado di prevederlo, ma non necessariamente si avvererà quel che dice Bill Gates. Un cauto Crisanti che conferma la variegata differenza di opinioni che hanno sempre contraddistinto i personaggi presi in esame, a riprova del fatto che la scienza non è mai esatta, bensì nasce dal confronto di idee e dalla confutazione delle tesi altrui.